Il compleanno lo condivide fra gli altri con Gabriele D'Annunzio e Max von Sydow, e c'è da scommettere che Claudio Magris sia più contento di essere nato lo stesso giorno del secondo più che lo stesso giorno del Vate. Pubblicamente Claudio Magris festeggerà i suoi 80 anni non il giorno preciso, vale a dire dopodomani il 10 aprile, ma due giorni dopo, nel luogo che forse gli è più consono, in una libreria, alla Minerva di via San Nicolò, dove a partire dalle 18 di venerdì 12 firmerà le copie del suo ultimo libro, Tempo Curvo a Krems, pubblicato da Garzanti. Per Claudio Magris, c'è da scommettere anche questo, un compleanno tondo ed importante non sarà il momento dei bilanci, perché Magris ne traccia continuamente con il proprio lavoro. Attraverso i libri, alcuni dei quali fondamentali per capire quel contesto storico e culturale cui Trieste non può sottrarsi per immaginare il proprio futuro, ed attraverso gli articoli sul Corriere della Sera, il professore è presente sulla scena culturale non soltanto nazionale, come testimoniato dai numerosi riconoscimenti in tal senso, e il suo pensiero diventa essenziale per comprendere sempre meglio le dinamiche che sottostanno al divenire della nostra società. C'è poi una sfera molto più personale ed intima, che pure Magris, noto per una proverbiale riservatezza che mai sconfina nella superbia, lascia intravedere ogni tanto. Oltre all'amore per la famiglia, sono infatti noti il rispetto e l'adorazione che egli riserva al concetto di amicizia e a tutti coloro che entrano a far parte di esso.